conosciuto per essere stato il virus più letale mai sviluppato nella storia dell'umanità, ma il Doom è sicuramente la minaccia informatica peggiore che si sia mai diffusa sul nostro pianeta. Io sono Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e benvenuti nell'episodio numero 8 della Virus Saga. Oh, ed eccoci qui ragazzi, bentornati, come state? Tutto bene? Io spero di sì. Oggi parliamo di uno dei virus che avete votato di più all'interno di tutti i precedenti episodi della Virus Saga. Immaginate che il suo nome era letteralmente all'interno di ogni video per almeno 4 o 5 volte. Stiamo parlando di My Doom, il virus più devastante mai prodotto, mai creato, mai diffuso all'interno dell'infrastruttura informatica globale. Pensate che i danni fatti da questo virus sono più o meno stimati tra i 38 e i 50 miliardi di dollari, quindi immaginatevi il casino che ha fatto questa roba sul nostro pianeta quando nel lontano 2004 venne rilasciato per la prima volta. Siamo nel gennaio del 2004, precisamente il 26 gennaio. Immaginate un tipico ambiente di lavoro con delle persone al computer che si mandano le email sul loro fantastico Outlook giallo su Windows 98. Ebbene, che succede? Uno di questi dipendenti riceve una mail. Una mail che agli occhi di una persona non esperta sembra qualcosa di totalmente innocua. C'è un allegato, messaggio.txt, il corpo della mail tassativamente in bianco, semplicemente con la scritta "c'è un allegato per te", come oggetto della mail un generico data format error. Voi immaginatevi questo povero dipendente che riceve questa mail, magari pensa "oh mio Dio, che cosa diavolo ho combinato", clicchiamo sull'allegato. Al clic sull'allegato il povero dipendente, che noi per semplicità chiameremo Pippo, chiamiamolo il paziente zero del virus My Doom, non si accorge assolutamente di nulla. In background del suo computer però tantissime cose stavano effettivamente avvenendo e lui purtroppo non se ne rendeva conto. Ma tranquilli, parleremo del funzionamento del virus tra qualche secondo. Dopo alcune ore, sempre lo stesso giorno, del click da parte del nostro Pippo, l'intera velocità di internet viene ridotta del 10% e i tempi di caricamento delle pagine web vengono aumentati del 50%. Quindi ovviamente i tempi non era un grosso problema, perché quando qualcuno aveva dei problemi di connessione nel 2004 neanche si accorgeva del fatto che internet era più lento. Peccato però che esistevano già delle società di protezione informatica e purtroppo si accorsero, anzi per fortuna, si accorsero che una mail su 10 faceva girare degli allegati abbastanza strani che variavano da messaggi.txt, documenti di testo e file leggibili solo da Windows Media Player. E qui le cose iniziarono ad andare sempre peggio, perché My Doom era finalmente stato scoperto. Oh mio Dio, panico! Il nostro povero Pippo ha appena inavvertitamente lanciato una pandemia su scala globale a livello informatico. Un sacco di mail cominciano a girare, internet diventa sempre più lento e le cose non si mettono per niente bene, soprattutto per la società SCO Group, che sembra essere il bersaglio dell'attacco che sarebbe arrivato da lì a qualche giorno. Ebbene sì ragazzi, il nostro caro virus My Doom non era di certo innocuo, non era un semplice allegato cliccato su una mail che non faceva nulla. No no, andava nella lista dei contatti della persona infettata. Immaginatevi il nostro caro Pippo, no? CEO dell'azienda degli ingegneri informatici americana, che riceve questo virus, lo clicca, il virus si infila nella sua rubrica contatti, ha l'intera lista dei contatti dell'azienda di Pippo e invia a tutti quanti una mail in cui viene scritto "ehi, cliccami, ci sono $100 di bonus per te". Che poi ragazzi, la cosa tristissima è che questo virus era intelligentissimo. Allora, innanzitutto generava in maniera completamente randomica il nome, l'oggetto, il corpo della mail e in secondo luogo, pensate che roba, evitava anche tutti quanti gli indirizzi che contenevano all'interno dell'email delle parole sospette come admin oppure editor, government o comunque tutti gli indirizzi che, se si fossero visti recapitare una mail del genere, avrebbero detto questa cosa mi puzza, forse è meglio che inizio ad indagare. Benissimo, abbiamo parlato del modo con la quale My Doom si andava a diffondere. Adesso andremo a vedere effettivamente che cosa faceva My Doom quando veniva cliccato ed eseguito l'allegato di una mail. Perché se agli occhi dell'infettato le cose rimangono le stesse, beh, si può dire che in realtà My Doom sia poi così tanto un virus terribile.
Giusto? Sbagliato, perché MyDoom, oltre a diffondersi tra i contatti, andava a inserirsi all'interno di un programma che ai tempi non era poi così controllato. Stiamo parlando di Taskmon.exe. Sì, lo so ragazzi, sembra il nome di un Pokémon, ma in realtà ci stiamo riferendo a uno dei processi che appartenevano al sistema di Windows 98. Quindi era qualcosa che si trovava all'interno di tutti quanti i sistemi. E come facevate voi a capire che quella roba era in realtà MyDoom in incognito, che infettava tutto quanto ed era pronto liquiescente per fare qualcosa di molto peggiore? Ah sì ragazzi, perché le cose non sono di certo finite qui. Non è che sì, si infilava nel Taskmon e basta. No no, apriva anche all'interno del vostro computer una backdoor. Chi non lo sapesse, una backdoor è una porta aperta per un hacker che da lontano può scaricare ed eseguire del codice malevolo sulla vostra macchina. Il nome del file creato era shingapi.dll. Tale backdoor era in grado di aprire le porte dalla 3127 alla 3198 del vostro computer e stabilire delle connessioni con qualcuno di cui non avevate nemmeno idea. Ovviamente aggiungiamo a tutto questo il fatto che il virus veniva rieseguito ad ogni riavvio del computer come programma in esecuzione e che all'apertura di ogni Internet Explorer veniva creato un altro file shingapi.dll. Quindi immaginatevi il casino che si creava all'interno di una macchina che purtroppo veniva infettata. E più a tanti di voi però adesso mi diranno: ok Dani, ho questa roba all'interno del mio computer, Pippo ha creato questa pandemia e ci sono un sacco di file in giro per il mondo, e adesso? Cioè qual è il problema? Perché questo virus ha effettivamente fatto dei danni all'infrastruttura globale? Quali sono stati gli eventi catastrofici che questo virus ha effettivamente causato? Per rispondere a questa domanda dobbiamo sicuramente dare un'occhiatina all'interno del codice del virus. Ebbene sì ragazzi, ho recuperato un articolo e alcuni pezzettini di codice di MyDoom, che è attualmente un virus che online non è che si faccia effettivamente reperire con facilità, perché sicuramente è tenuto il più recluso e confinato possibile. Non si vuole che questa roba venga sparsa in giro per il mondo. Quindi noi oggi, a scopo dimostrativo, andremo a dare un'occhiatina a qualche riga di codice e capiremo qual era l'obiettivo del nostro caro MyDoom. Obiettivo del MyDoom A, perché dopo qualche giorno dall'infezione ne uscì anche la versione B, e poi la V, la W, la X, la Y, la Z e così via. Ma andiamo con ordine. Eccolo qua davanti a noi, il codice sorgente di un pezzettino del virus MyDoom. Utilizzerò questo stralcio di codice trovato in un articolo online per farvi capire che cosa faceva MyDoom una volta raccattate un pochettino di backdoor in giro per il mondo. Da quello che vediamo, il linguaggio di programmazione sembra il C++. Oltre alla dichiarazione delle variabili e a un bellissimo ciclo for infinito che fa una connect, vorrei visualizzare la vostra attenzione anche dei poco esperti su queste tre righe qui. Voi leggete get http 1.1 host www.sco.com. Ok, ma per quale motivo dovrebbe essere un problema il tentativo di collegarsi a un sito? Cioè, per quale motivo MyDoom è un problema se prova a collegarsi a un sito? Ragazzi, che succede quando centinaia di migliaia di computer si collegano contemporaneamente allo stesso sito in un certo istante, in una certa data, ad un certo orario? Il sito fa boom e quindi tutti i servizi legati allo stesso vanno offline. SCO.com appartiene a un'azienda software americana che faceva prodotti in ambito Unix, quindi facevano del software per capirci. Ma purtroppo le motivazioni legate all'attacco, chi lo ha commissionato e addirittura chi lo ha scritto sono ad oggi ancora sconosciute, e pensate che il virus MyDoom si trova attualmente ancora in circolazione. Ogni tanto nelle vostre email può arrivarvi un pezzettino o più probabilmente una variante di MyDoom, perché questo codice appartiene a MyDoom versione A, ovvero la primissima versione del virus che è stata prodotta all'interno del 26 gennaio e diffusa nel 2004. Ora immaginatevi SCO Group che il 26 gennaio apprende dalle società di sicurezza informatica che dentro al virus più letale del mondo c'è inserito il suo indirizzo web, e ovviamente è panico. L'attacco, ragazzi,
ragazzi sarebbe partito da tutti i computer infettati dopo circa un paio di giorni, quindi era un attacco programmato a tempo. Possiamo dire in un certo senso che il vero scopo di My Doom era quello di creare un'armata di PC zombie in tutto il mondo, usabili per distruggere qualsiasi cosa desiderassero i loro ideatori. Soluzione? Beh, offriamo $250,000 in premio a tutti coloro che riusciranno a fornire delle informazioni che porteranno alla cattura sia dell'ideatore che del produttore di My Doom. Poi immaginatevi nel 2004 l'FBI che inizia a cercare in lungo e in largo e arrivano i messaggi che invitano gli utenti ad aggiornare l'antivirus e tutto il casino che si è creato anche a livello mediatico in quelle bruttissime giornate, che non sono neanche tantissime, si parla di più o meno una settimana tale a livello di My Doom e di danni. Purtroppo anche gli hacker fecero la loro contromossa, vedendo che tutti quanti invitavano ad aggiornare l'antivirus e che Microsoft invitava gli utenti a proteggersi, che cosa fecero? Rilasciarono la versione My Doom B in grado di bloccare tutti gli aggiornamenti dell'antivirus dei computer che venivano infettati. Ah, e volete sapere anche di più? Oltre ad attaccare SCO Group nella lista degli attacchi che sarebbero avvenuti tra qualche giorno, ci infilarono pure Microsoft. E il resto della storia è veramente meravigliosa. Beh, Microsoft non solo si mise a ridere quando avvenne una cosa del genere, perché aveva tutto il tempo di prepararsi, ma addirittura decise di mettere a sua volta una taglia di altri $250,000 sul poveretto, che assolutamente poveretto non fu, incaricato di programmare questo virus davvero letale. Un fatto molto curioso è che all'interno del codice di questo worm, che è la categoria di questi virus che si diffondono via rete, c'era un messaggio lasciato proprio dal creatore del virus. Il messaggio diceva: niente di personale, sto semplicemente facendo il mio lavoro. Mi dispiace. Quindi diciamo che chi ha programmato questa roba è stato pagato in maniera molto profumata da qualcuno, non si sa ancora chi, e purtroppo anche lui era dispiaciuto di aver creato così tanti danni a tutti. Ma la storia ha effettivamente un lieto fine. Quando scattò l'ora X e partirono gli attacchi, che cosa successe ad SCO Group e che cosa successe a Microsoft? SCO Group è saltato completamente in aria, mentre Microsoft è riuscita a reindirizzare in maniera molto banale il traffico degli utenti su un altro sito. E quindi semplicemente Microsoft ha guardato My Doom e ha detto: ma molto interessante. Ma ciò non toglie il fatto che tutte le backdoor aperte da questo virus rimasero aperte anche dopo gli aggiornamenti che vennero rilasciati da Microsoft per proteggere gli utenti, e vennero utilizzate in maniera indiscriminata per attaccare siti web e creare quelli che ad oggi sono conosciuti in maniera molto comune come attacchi DDoS. Pensate che nel 2009 ci sono stati ad esempio degli attacchi volti ad enti governativi che utilizzavano praticamente lo stesso meccanismo, lo stesso codice che era stato rilasciato 5 anni prima. In conclusione, ragazzi, state davvero attenti quando navigate all'interno della vostra posta elettronica, perché delle versioni aggiornate ed evolute di My Doom potrebbero nascondersi all'interno della vostra cartella posta indesiderata. E scommetto che anche io, in questo momento, cliccando su questo folder, potrei imbattermi in qualche mail sospetta che possiede un allegato proveniente da un indirizzo sconosciuto con un corpo molto, molto particolare. Eccoci qui, ragazzi, video terminato. Grazie mille a tutti di essere arrivati fino a questo punto. Vi invito in questo momento a iscrivervi al canale se avete apprezzato il mio lavoro. Ci ho messo un sacco di ore di setup per cercare le informazioni, trovare il modo di comunicarvi le cose, e purtroppo questa volta non ci sono stati degli effetti speciali troppo sbrellucicosi, perché My Doom non è un virus che effettivamente fa delle cose divertenti sui vostri PC. Questa volta ho preferito inserire l'invito a iscrivervi al canale alla fine del video per cercare di non bloccare la narrazione. Era molto più interessante tenervi attaccati all'analisi di questo virus piuttosto che rompervi le scatole con qualche ping, come sono solito fare. Confido in voi e nel vostro supporto. Vi ricordo che le iscrizioni sono completamente gratuite e noi ci vediamo la settimana prossima di venerdì per un nuovo episodio della Virus Saga, e questo weekend speciale 66.666 iscritti su qualcosa di molto particolare. A presto!